Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo iniziato queste missioni DLC che sto prendendo io da parte come storia per darmi una motivazione in più, diciamo, al gioco. Nel senso, giustifico il fatto che i miei companion stanno ancora cercando informazioni sulle altre gang, mentre io mi tengo occupato con la Ultor, questa società molto grande e influente qui a Stillwater. Un nuovo grande scienziato d'America. I don't like this. It's just an interview. It's live TV. Anything can happen. I got shot at getting this shit for you and now you're telling me you're nervous. Guarda come va il frame rate, è un po'... It's stressful. No, people trying to kill you is stressful. Listen, smartass, you have no idea how hard it is to be in front of the camera. Oh, hai voglia che lo so invece. Yeah, but you didn't care if you did a bad job. All you had to do was kill a ninja with a chainsaw. True. Look, let's just get this over with, okay? Prendiamo questa macchina. Speriamo non succeda nulla di grave. Ma che figa però, l'ho appena visto che ha il logo nostro. Pensavo che era la macchina di sta tizia qua. Out. What the hell are you doing? I'm relaxing. Lo vedo. You're really that afraid of looking like a fool on national television. You're not helping. Questo è vero. Can't you just imagine people in their underwear? Vi dispiace togliervi? That won't work. I've got a thing with nudity. Well, I guess you're fucked. Ma tutta sta polizia? Again, not helping. E ti pareva. Dai, forza, copritemi. Ma perché c'ho i miei companion da queste parti, scusami? Cosa facevano? Sapevano che eravamo... Ah, certo, ci stanno coprendo, giustamente. I had the Saints stash some supplies in case shit went bad. Ci stavano coprendo, ma certo, aspetta. I'm gonna check to make sure no one's coming. Dove devo andare? Da questa parte, ok. Quante granate? La 2. Un po' pochine, eh. Ma giusto, giusto, filo, poco, eh. Potevano darmene un paio di più, eh. Ah, devo proseguire, sono i miei punti di osservazione. Devo vedere se arriva qualcuno. Sul serio? Ah, guarda, i lanciarazzi, ma pensa un po'. Dov'è? Eccolo là. Mi dispiace, razzo telecomandato. Eccomi qua. Ma porca puttana. Dov'è l'elicottero? Non lo vedo. Porca troia. Benissimo. A distanza zero proprio mi sono sparato. Quanta gente che c'è! Dio mio! Il camion è quasi distrutto, ma va! Benissimo! Il camion è esploso. Aspettiamo che l'elicottero rispawni. Eccolo là, bello che arriva. Mi dispiace, razzo teleguidato. Stavolta ritorniamo subito al campo. Eccoci qua. E ci prepariamo per bene, ci prepariamo. Perché gli stronzi della Altor arriveranno presto.
Tant'è che io metterei già qui delle granate. Le metterei già qui. Ma guardala, guardala com'è poligonale lei. Guarda com'è poligonale rispetto a tutto il resto. Dov'è? Almeno si vedessero gli elicotteri. Eccolo. Addio stronzi. Dov'è l'altro? Bastardo. Ma dai, prendi. Ecco fatto. Prendi le armi giuste almeno. Ecco qua. La Madonna. Quanta gente è arrivata in mezzo secondo. Dio mio! Da dove è arrivata sta granata incredibile? La vera domanda è da dove stanno arrivando sti furgoni? La mia vera domanda è dove arrivano sti furgoni che lì c'è solo il ponte distrutto. Me li immagino farsi il mega salto col furgone questi, eh. Ecco fatto. Aspetta che mi prendo le munizioni, giusto per sicurezza. Ne è rimasto... ne sono rimasti due, aspetta. Ecco qua, grazie delle munizie. Ricarica. E stavolta usiamo un'arma con munizioni infinite. Uff, che culo. Hold up, James Corney. My crew is already waiting for you. Find their truck and I'll meet you there. Ah, bene. Merda. Speriamo che non esploda sto camion allora. Speriamo bene, santo cielo. E spero che mi paghino profumatamente per questa intervista. Guardalo, guardalo con l'albero che crolla. Attenzione, ecco. Altri stronzi della... Guarda che si è bloccato per via dell'albero. Stupido albero. Qua esplodiamo. Bravissima quella macchina che ha tirato giù alcuni dei soldati. Complimenti. Eccoci qua, dai, 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 dai. Dai che molto lentamente, con alberi che continuano a cadere per nessuna ragione, ce la facciamo. Ce la facciamo ad arrivare di sotto, spero. Speriamo. Eccoci qua. Hanno cercato di fermarmi, ma non ce l'hanno fatta. Listen, I'm running behind. Just wait for me on the slopes below Mount Claflin. I'll be there soon. I'll be here. Perché invece penso che Jane stia cercando solo di, porca troia, di proteggersi il culo. Avrebbe tutte le ragioni per farlo. Vai, colpiscilo. Preso, perfetto. Dai. Mamma mia. Il miglior acquisto che abbiamo potuto fare durante una missione. E pensa che neanche lo sapevo che era uno dei risultati. Completare quella missione non lo sapevo neanche avrebbe dato questo premio.
Dai, torna qui. Maledetti. Dai. Ti sto aspettando. Distrutti. Che culo. Mamma mia, avere questo razzo con le munizioni infinite è stata la benedizione. This is Jane Valderrama, reporting live with Terra, a woman who claims our city is in danger. E credo che abbia ragione. That's right, Jane. The Altor Corporation has been using a secret R&D lab to conduct unethical experiments on the citizens of Stillwater. Mm-hmm. Those are some strong allegations. I'm assuming you have proof. Sicuramente. Oh, absolutely. I mean, I have the bodies of people who were experimented on, as well as some of the chemicals that were used to do it. And why do you think Altor is responsible? I conducted the experiments myself. So these were the acts of a crazed individual. Excuse me? You said that you conducted the experiments. Well, yeah, but... So you admit that you perverted science to serve your own twisted desires. Non è quello che ho detto. No, Altor was the one that was... It's an all too familiar tale. A beautiful woman takes a job at a multi-billion dollar global corporation hoping to fulfill her dreams certo. Of microbiology, only to find herself guarda come ha rigirato la, la questione, sta stronza. And turns to mad science in order to blackmail her employer. I'm Jane Valderrama, Channel 6 News. Why did you do that? I thought you were going to help us. No, io volevo solo uno scoop. Doesn't pay the rent, Terra. You just humiliated me in public. I just made the Saints a lot of money. Listen, honey, Altor was going to bury this story anyway. At least this way we got a little something out of it. Altor isn't going away. You'll have plenty of time to plot your little revenge scheme. Certo. Don't worry, I will. Tirale un pugno, per favore. Dai. Almeno un pugno, che cazzo, altri 50.000 dollari. Per una missione abbastanza difficilotta, devo dire. Ora tua amica puoi chiamarla al cellulare e chiederle aiuto. Ok. L'auto sportiva di Terra, ottimo. Beh. Abbiamo già finito un'altra serie di missioni, incredible. Però qui abbiamo, vediamo un attimo, la missione dei Sons of Samedi e quell'altro lì dei cinesi, dei Ronin. Poi abbiamo un'altra missione della Altor, abbiamo questa qui della dei Brotherhood e basta per il momento. Questa missione ha pagato un fottio di soldi. Mi comprerei due appartamenti. Uno prenderei il penthouse loft e due comprerei anche il porto dei sobborghi. Beh, in pratica abbiamo comprato quasi tutto. Eccoci qua. Prima compriamo il porto, così almeno sappiamo dove prendere e dove mettere delle barche. Prendiamo l'ascensore e ci compriamo anche quest'altra casa da 40.000 dollari. Bello il loft, mi piace. Vediamo la casina. Già così è caruccia. Molto classica e molto pulita. Troppo classica, troppo pulita. E quel televisore è microscopico, santo cielo. Sistemiamo questo posto. Certo, la scelta è sempre una roba classicissima, quindi tutto molto trash chic oppure troppo esagerato, iperpapponico. Guarda, spendiamo 6.000 dollari per farla così. Il tavolo, no, basta pianoforte, un altro tavolo da biliardo, un home theater da 50 pollici. Cioè, questo è 50 pollici e quello che avevamo nell'altra casa era un 100 pollici, ma sembra più grande questo. Il palo da lap dance, ovviamente. Possiamo mettere una piantana al posto della colonna. Vabbè, mettiamo il pali da lap dance e il letto, ovviamente. Questo è molto bello. Questo è molto grande, ma questo è molto bello. Complimenti agli stilisti delle case. Guarda adesso se non è molto più bella sta casa, santo cielo. Guarda, oh, ah, che bello. Ecco qui i pali da lap dance, ma con sto robo davanti disturba tantissimo la vista. È orribile. Però c'ho anche la jacuzzi, quindi tanto meglio, no? Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.